45 debutta il nuovo ciclo di incontri senza censura della libreria La Bassanese. Si parte con Flavio Aurelio, il famoso attore catartico di Zelig, che propone in anteprima assoluta, in suo modo sorprendente e innovativo, di una storia curiosa della scienza. E domani pomeriggio alle 18 debutta con un primo incontro alla sala della raccolta Remondini presso la carteria Tassotti in città la nuova associazione culturale Orizzonti di Carta. La nuova realtà presentata stamattina nasce dall'unione delle idee di tre donne e organizzerà incontri, dimostrazioni, laboratori, seminari partendo dalla carta in tutte le sue forme: letteratura, scrittura, arti applicate, manualità e creatività. La sezione Avis di Santa Croce di Bassano lancia un concorso sui disegni dal tema La città di Bassano da inserire nel nuovo Gagliardetto. Gli elaborati, che andranno redatti su un foglio A4, vanno consegnati presso la sede dell'associazione nell'atrio dell'ospedale San Bassiano entro il 15 ottobre. A giudicare gli elaborati una insindacabile giuria composta fra gli altri da un professore d'arte. Una mostra dedicata alla grande Torino, la mitica squadra di calcio che morì nella tragedia di Superga, apre domani sera a Marostica, l'abbiamo vista in anteprima. Ogni volta che salgo a Superga c'era un pezzetto di Marostica nel grande Torino che il 4 maggio del 49 si schiantò in aereo sul colle di Superga. Di quel gruppo di giocatori accomunati prima dai trionfi e poi da una tragica fine faceva parte anche Virgilio Maroso, terzino di Crosara. Assessorato allo sport, US Marosticense, comitato del centenario e club biancorosso lo ricordano con la mostra Il mito nell'arte fino al 29 settembre al Castello Inferiore. Lo riscopre in modo semplice com'era Virgilio Maroso, com'era il calcio del tempo. Un calcio umile forse, non un calcio basato sui valori umani e sull'amicizia. Cimeli, foto, giornali dell'epoca, una sala dedicata ad Alfonso Santagiuliana. La bandiera biancorossa vinse uno scudetto col grande Torino prima di abbandonarlo per tornare a Vicenza. Qui abbiamo anche la documentazione di due telegrammi di convocazione, infatti papà poi è stato anche deferito perché non si è presentato, ed è stata però la sua fortuna, perché se no sarebbe perito purtroppo anche lui con questa tragedia. Però basta pensarvi un momento. Per la tua pubblicità, concessionaria esclusiva Publi Vicenza. Problemi d'udito? Affidati a Punto Acustico. Ti saprà aiutare. Troverai le migliori protesi acustiche. Sentire bene ti migliora la vita. Ricorda, Punto Acustico, a Bassano del Grappa. Asper Professional, vendita macchine, attrezzature e prodotti per l'igiene, distribuzione e consulenza per forniture, la scelta professionale del pulito nei vostri ambienti di lavoro. www.asper.it. La nuova Kia Rio, wow! Nuova Kia Rio, un'ottima ragione per perdere la testa. Presso il Becast Automobili. Sentite che calore. La Nordic Extra Flame riscalda la vita. Per la tua pubblicità, concessionaria esclusiva Publi Vicenza. Siamo allo sport, il calcio per Bassano è crisi, 3 partite, 3 sconfitte. Beccare 4 pere sui denti e srotolare spicciole di ottimismo e da incoscienti o strampalati fantasisti. Eppure sentite qui, il miglior Bassano dei tre vista l'opera in campionato è proprio quello che ne ha presi 4 sul Musa Cremona. Sul 3-0 in 38 minuti, che avrebbe piallato un toro, il soccer team nel covo di una biga ha reagito con l'avvemenza che qua pensavano fosse andato in malora tra i due di Longobardi, e gara formalmente riaperta. Poi Dettori, dopo il triplete delle noci, l'ha chiuso di nuovo e sul 4-2 nemmeno lì Bassano è sparito. Prima Drudi, poi Gasparello sono andati a un passo dal 4-3 che avrebbe riacceso la contesa. L'antico animo guerriero è tornato ad affiorare, quello che ha marchiato l'intera stagione scorsa da rivelazione, e questo è già tanto, quasi tutto. Poi certo il nuovo modulo, che poi è quello di un anno fa, ha aiutato molto. Il 4-3-1-2, due punte e rifinitore dietro la prima linea, hanno accentuato la spinta offensiva, mentre i tre mediani garantiranno maggiore copertura, garantiranno poiché a Cremona Matteo si è giocato con la lombalgia ed è come se fossero stati in due, mentre dietro il ritardo di condizione di Porchi e Basso lungo De Genti in precampionato e l'assenza di Gauchet hanno minato un reparto altrimenti difficilmente violabile. Ma domenica al Mercante Bassano smetterà di incrociare le prime della classe, affronta al Latina, una con la quale giocare il campionato della salvezza, e si tenterà di sgranocchiare il primo punto con lo scudo del gladiatore, l'unico vestito che questa squadra conosce e che può indossare.
Nel basket di Serie B si è dimesso il direttore sportivo del Bassano Massimo Sonda, scelta dettata dai crescenti impegni professionali. Al suo posto la società ha promosso il team manager Alessandro Bellotti, che ricoprirà entrambi gli incarichi. Il sito tvavicenza.it per rivedere il telegiornale. Noi, se volete, ci diamo appuntamento alle prossime edizioni. Gioca con Sticker Mania, le nuove figurine di Geronimo Stilton. Fai la spesa nei Despar, Eurospar ed Interspar e colleziona le